Mi piacciono molto quelli che io chiamo micromonologhi, cioè quei monologhi di 5-10 minuti che uno può fare anche così, davanti a una webcam, così, nella mansarda di casa sua, per dire due condizioni assurde. Di solito io faccio i miei di micromonologhi, però è molto divertente, molto bello anche fare quelli degli altri. Allora faccio un micromonologo che è nel repertorio di un duo di teatro canzone che si chiama Formazione Minima. Sono Lorenzo Bartolini che canta e recita e Lorenzo Gasperoni che suona e musica e produce note, rumori. Loro fanno questo brano che si chiama L'impazzimento, con i metodi del teatro canzone, quindi c'è una recitazione musicata, io la faccio a modo mio, cioè davanti a una webcam e nella mansarda di casa mia, cioè, in pratica. L'impazzimento fa più o meno così. Allora dico, però mi piacerebbe un giorno diventare matto, impazzire. Mattina. Di punto in bianco, trovare l'alibi, l'alibi al mio eventuale. Lo sai, un giorno, magari uno dice: no, tanto non capiterà mai, io mi so controllare. E invece arriva quel giorno che ti fa male il collo, cioè ti battono gli occhi. Ti si gonfiano le vene e ti viene voglia. Ho sognato un sogno strano, fuori dal normale. Ho sognato un matto che mi si avvicina e dice: ma tu sei matto! Ma tu non sai cosa vuol dire essere pazzi, per questo vorresti esserlo, perché non lo sai, non lo sei mai stato, ma tu non sai cosa vuol dire quando tutti ti guardano come se fossi matto. Ma guardate, sto pazzo, cosa si è messo in testa, ma roba da matti! Ma tu non sai la fatica! Ma per far vedere la differenza fra te e quelli normali. Ma siete diventati matti! Perché oggi non ce la fai mica più a essere un matto normale. È pieno di normali matti! Ma il matto è una categoria che è inflazionata, ha già perso tutti i privilegi, è standardizzata, è catalogata, schedata, schematizzata, cioè si è normalizzata, rientra nelle statistiche più banali, nel paniere Istat delle normali malattie, delle malate normalità. No, per carità, ma tu non sei normale, ma tu sei matto a voler diventare matto, no? Rimani come sei, rimani così, rimani normale matto, è più semplice. Così sei dentro, non fuori. Così sei a posto, non fuori posto. Lascia che siamo noi a ricoprire il nostro ruolo. Continua a guardarci da fuori, a chiamare matti noi. Lascia che siamo noi il metro di paragone, di giudizio. Noi che l'abbiamo perso, il giudizio. Voi tenetevi ben stretto il vostro di giudizio. Noi preferiamo perderlo.